Qui fu trovata la più grande scoperta archeologica nel 1947. Qui, il pastore beduino di nome Muhammad Dib. Qui, nella grotta, detta Grotta 1, trovò i manoscritti che risulteranno la più grande scoperta dei tempi moderni. Oggi sono i manoscritti più protetti del mondo, i rotoli del Mar Morto. Dottor Adolf Reutmann, il capo del museo del scrigno del libro a Gerusalemme, la persona responsabile della cura e della custodia dei manoscritti, che attirano molta attenzione. David Adamovich, nato e cresciuto in Svizzera, cittadino italiano di origini ebraiche, per pura passione, dedito allo studio dei rotoli Mar Morto, prendendo in considerazione gli scritti di Qumran, di questo gruppo che era adoperante nel centro di Qumran, e le cose descritte aveva preso in considerazione determinate conclusioni che non sono state prese in considerazione dalle pubblicazioni negli ultimi 60 anni su una delle più grandi e importanti scoperte archeologiche dei tempi moderni. Cioè, da circa di 900 rotoli rinvenuti vicino Mar Morto, nelle grotte, secondo molti esperti, la reale piramide dell'importanza dei rotoli Mar Morto è capovolta. Nel libro di professor Luigi Moraldo, I manoscritti di Qumran, al primo posto, come anche quello di Martinez, vengono messi i manoscritti della comunità, i loro commenti, inni di ringraziamento e così via. La stessa cosa anche nelle pubblicazioni, come alcune di diversi anni fa su Voyager, ma di altre dello stesso trasmissioni televisive. Vengono messi in risalto i manoscritti periferici come più importanti. Un'altra recente edizione di Voyager, in base alle teorie di Eisman, lo stesso ha proposto i manoscritti periferici. Non essendoci una scuola, un'università di archeologia adatta per studiare il Rotoli Mar Morto, perché un'università di 4-6 anni non sarebbero abbastanza per poter approfondire l'argomento dei rotoli, Adamovic dedica 18 anni di ricerche e studi personali sui più importanti contenuti dei rotoli del Mar Morto. E a distanza quasi 60 anni rivoluziona la piramide dei rotoli del Mar Morto. Tanakh sarebbe la collezione dei rotoli con i messaggi trasmessi da esseri celesti. Questi furono gli scritti più importanti per i Qumraniani, secondo David. La collezione dei rotoli, che venivano indicati come Sefer Yod-Heh Vav-Heh, con i messaggi trasmessi da lui e dati tramite i suoi esseri celesti, furono gli scritti più importanti per i Qumraniani. Questa collezione dei rotoli sono chiamati dagli ebrei Tanakh. Proprio gli Esseni dedicavano un terzo del giorno e un terzo della notte al loro studio. Qui circondato, vedete la parola, Sefer Yod-Heh-Vav-Heh. Il libro di Daniele fu uno dei più importanti testi di studio per i Qumraniani, secondo Adamovich, caratterizzati dalla vita di attesa e scatologica. Qumraniani, figli della luce, attendevano nel deserto della Giudea la visita del Messia e la realizzazione del suo regno. Dopo 50 anni di silenzio delle pubblicazioni sui rotoli Mar Morto, sui contenuti del libro di Daniele per la prima volta in Italia dal 96, Adamovich mette in risalto i contenuti di questo libro in conferenze pubbliche sui rotoli Mar Morto come un pilastro dei manoscritti di Qumran. Questo che vedete prima è stata già una copia dei Rotoli Daniele. E questo qua invece è il più piccolo, ma il più importante, secondo Adamovich. Tefillin o Mezuzot sono mini rotoli che contenevano porzioni e contenuti molto importanti che avrebbero una somma importanza per abitanti di Qumran, che si definivano come generazione della visita, la generazione della fine dei giorni, che erano attratti allo studio dei segreti, delle conoscenze nascoste, dei misteri, tutte le espressioni che ricorrono bene nei rotoli più importanti, cioè Tanakh,
rotolo, 8 copie di Rotoli Daniele, dove si parla di misteri, delle conoscenze, dei segreti, delle conoscenze nascoste, sono indicate in questa categoria rotoli che secondo Adamovich, in base ai testi qui citati, i codici TDT sarebbero Tefillin Mezuzot, Profeta Daniele 8 copie, Tanakh. Poi, seconda categoria, compilazione di questi, commenti su questi e così via. Infatti, furono scoperti nel 1947 da Muhammad Dib, ma soltanto nel 2014, dopo 18 anni di ricerche, Adamovich rivoluziona completamente la piramide dei rotoli del Mar Morto, capendo e scoprendo già nel 1996 quali rotoli furono più importanti per gli esseni di Qumran, sostenendo che sono proprio quelli 225 rotoli esclusi dagli esperti negli ultimi 60 anni. Florencio Martinez, nel libro Testi di Qumran, a pagina 25-26, riguardo questi circa 225 rotoli che scarta, pur essi ufficialmente riconosciuti come i rotoli di Qumran, a cui non dedica un capitolo e di cui scrisse, la cui traduzione è fuori luogo in questa sede, e essa, la traduzione del suo libro Testi di Qumran, scrisse Martinez, però si propone di contenere tutti i più importanti manoscritti di Qumran. E anche il professore di lingue semitiche Luigi Moraldi, nel suo libro I manoscritti di Qumran, a pagina 106, circa questi 225 rotoli, scrisse: sebbene siano di enorme importanza per la critica testuale e per la paleografia, conclude che essi invece non vi sono, dato che la loro presenza sarebbe qui fuori posto e soprattutto non avrebbe alcuna utilità. Archeologo e professor Robert Eisman, come molti altri esperti, proseguirono per questa direzione per circa 60 anni. Invece, Adamovich, dal 1996, in base a quello che sono circa 900 rotoli contenuti, capì quali sarebbero i più importanti di questi 900 rotoli, identificandoli con quelli 225 che erano proprio scartati come importanti rotoli dagli esperti, dagli archeologi, studiosi e qumranisti. Così, la piramide, in qualche maniera, anche se non ufficialmente fatta, ma rappresentata nelle pubblicazioni degli ultimi 60 anni, è stata completamente capovolta, rivoluzionata da parte di Adamovich. Esattamente quello che è successo con la stele di Rosetta. Fu scoperta nel 1799, grazie alle spedizioni di generale di Napoleone, però dovette attendere Champollion nel 1822, che per primo decifrò geroglifici, sostenendo che la scrittura egizia era una combinazione tra fonetica e ideogrammi. Quindi dal 1799 al 1822, dopo 23 anni, si scopre questa cosa qui. La stessa cosa, dopo quasi 60 anni, Adamovich mette in risalto dal 1947 quali sono veramente i rotoli più importanti. E infatti, in seguito a molte conferenze, a molte esposizioni su quello che sono più importanti i rotoli del Mar Morto, in varie parti d'Italia vengono organizzate conferenze che sono anche testimoniate da diversi articoli giornalistici che riportano questa nuova tesi e le testimonianze riguardo a questo, compreso anche le conferenze fatte a Salemi, in questa volta con beneplacito del sindaco e onorevole Vittorio Sgarbi, più volte membro del Parlamento, sottosegretario ai beni culturali del governo Berlusconi II dal 2001 al 2002. Ecco qui un articolo Corriere del Sud: Salemi celebra la festa dell'unità e tra i programmi il successo dei convegni sui rotoli del Mar Morto e le videoproiezioni. Non soltanto lì, ma in varie parti come centro-sud, sud-nord Italia, in varie regioni praticamente vengono esposti in conferenze con assessorato alla cultura e vari profili legati all'assessorato alla cultura, turismo e spettacolo. Vengono esposte le tesi di questa nuova impostazione, di questa nuova presa di coscienza su quelli che sono più importanti manoscritti.
Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche quest'oggi per questa nuova puntata di Parliamo di. Oggi ci occuperemo di archeologia, di una scoperta archeologica, viene definita una delle più importanti, se non la più importante del XX secolo. Stiamo parlando della scoperta dei cosiddetti manoscritti del Mar Morto, o detti anche rotoli o manoscritti di Qumran. Parliamo di questo con un ricercatore che è anche un componente dell'associazione Amici dei Rotoli di Firenze. Ve lo presento, si tratta di David Adamovic. Grazie di essere qua nei nostri studi. Innanzitutto un ricercatore dunque che da tanti anni segue la vicenda, diciamo così, di questi manoscritti del Mar Morto. Ecco, io dicevo prima, una delle più importanti scoperte del XX secolo. Quando è stata fatta questa scoperta? Nel 1947, questo beduino trovò questi reperti archeologici. Ovviamente poi ci fu una corsa tra i beduini e archeologi. Bentornati in diretta, cari telespettatori. Sentite in sottofondo la musica di Indiana Jones, perché noi abbiamo il nostro di Indiana Jones, amiamo chiamarlo così. In realtà è un preparatissimo ricercatore esperto dei rotoli del Mar Morto. Bentornato a David Adamovic. Grazie, grazie. Ciao, David. Ben ritrovati. How are you? Beh, abbastanza bene. Abbastanza bene, sì. Sempre in giro per il mondo a fare scoperte, poi ce le vieni a raccontare, vero? Siamo con David Adamovic dell'associazione Amici dei Rotoli, che oggi porta qui a Lecce, a Palazzo Turrisi, questa straordinaria avventura condivisa dall'umanità e che oggi può essere raccontata più da vicino da un testimone o comunque da chi studia da vicino i rotoli. Raccontiamo come nasce questo ciclo di incontri e che cosa stiamo per proiettare. Devo dire che questo ciclo di conferenze è nato da una semplice curiosità. All'epoca, all'età di 17 anni, ero incuriosito perché reperti archeologici come questi vengono custoditi in una specie di rifugio antiatomico. E allora da lì, piano piano, durante gli anni, raccolta della documentazione, ovviamente consultazione di diversi studiosi e così via, e anche voglia di approfondire, perché quello che di solito si vede nelle trasmissioni televisive, nelle pubblicazioni negli ultimi 60 anni riguardo a questi manoscritti famosi, i rotoli del Mar Morto. E... Bentornati in diretta TV 7 alle 7. Questa musica introduce lui, il nostro graditissimo ospite che ritorna ormai di famiglia, David Adamovic, massimo esperto in Italia e non solo. Dei rotoli del Mar Morto. Espertissimo. Grazie. E ci arriva Damiana anche a fagiolo. A fagiolo, perché sul c'è pezzo, una notizia bellissima che riguarda i rotoli del Mar Morto. Li vedete qui da repubblica.it, rotoli del Mar Morto sul web con Google. Quindi siamo sulla notizia. David, sei contento di questo inserimento in Google? Bellissimo, è un progetto fantastico che praticamente il Museo Antichity di Israele ha intrapreso insieme a Google. Già da qualche mese fa avevano già iniziato a caricare le immagini dei rotoli della prima grotta, quindi adesso praticamente inizia enfasi e pubblicazione, diciamo, finalmente, via online. Tu hai contribuito, secondo me, sai, a sdoganare anche questa notizia dei rotoli in Italia. Nel frattempo Damiano... Rieccoci cari amici, siamo arrivati all'ultima mezz'ora della nostra intensa mattinata e adesso abbiamo in studio un nuovo amico, torna a trovarci David Adamovic, esperto dei rotoli del Mar Morto. Bentornato! Grazie, David, grazie. Tu sei un po' il nostro Indiana Jones, dico io, vero? Perché vai alla scoperta di scoop anche archeologici, perché oggi di questo ci parli, è vero? Senti sotto la musica? Ti hanno messo la musica? Sì, no, infatti ormai sento come di Indiana Jones. Di rotoli del Mar Morto. Ora, di 900 rotoli, questi scritti degli antichi sono circa un terzo. Si calcola 250, non più di 300 rotoli. Quindi uno dice, ma è minoranza, non è la pista giusta. No, invece, che misteri. È pista giusta della ricerca di scavare lì i contenuti come contenuti più preziosi per gli abitanti di Qumran. Semplicemente perché? Perché una è la testimonianza di Giuseppe Flavio che dice che quegli scritti degli antichi, di cui loro non sono autori, sono rotoli antichi più importanti per loro, e l'altra cosa, grazie ai rotoli trovati, rinvenuti, sì, nel villaggio di Qumran, di cui loro erano autori, si capisce che
era quell'altra categoria di rotoli, di scritti di antichi, che era fondamentale. Quindi abbiamo due testimonianze. Mamma mia, Giuseppe, che vicende. Sembra una saga del tempo. Io ti devo interrompere, David, perché mi mandano messaggi che devi suonare, sennò dopo te ne vai e non riusciamo a sentire anche questa bella chicca. Ecco, infatti adesso vorrei dirvi un'altra cosa interessante al di là del suonare. Quindi esatto. Loro, adesso se potete inquadrare qui, c'è una specie di bancomat, no? Sì. Rotolo di rame. Quindi è affascinante vedere che avevano questi modi frugali, erano un po', uno potrebbe dire, retrati, no? Però avevano... Un po' rusteghi, si dice, esatto, diciamo, in Veneto. Avevano praticamente questi modi di utilizzare le cose che assomigliano a quello che abbiamo noi oggi. Praticamente scrivevano sulla pelle degli animali, vedete? Ecco, quella è originale, cos'è quella? Una sacca? Praticamente è una pelle degli animali questa qui. Ecco, io l'ho portato come un esempio, quindi su un tipo di pelle di animale come questo copiavano, uno direbbe non avevano carta, quindi erano pergamene, no? Pelle di animale. Le proprietà che avevano in comune, tenevano nei nascondigli, tipo lingotti d'argento, le brocche, vasi, pezzi d'oro e così via. Su questo rotolo di rame, qui c'è scritto documenti segreti, in realtà il rotolo di rame è uno dei pochi reperti interessanti che non è sul papiro o sulla pelle degli animali, non sarebbe altro che la descrizione dei nascondigli dove tenevano questi oggetti preziosi che andavano a prelevare quando avevano bisogno per la comunità. Quindi una specie di bancomat, quando avevano bisogno di prelevare, prendevano questo. Incredibile, il bancomat prelevare. Del tempo. Per suonare, cioè per dire, per mandare messaggi, ecco, il popolo ebraico corno. E anche praticamente gli abitanti di Corona che erano ebrei, utilizzavano una specie di cellulare per mandarsi messaggi a 0 centesimi. Ma praticamente. Vedi che storia. E praticamente cellulare del tempo. È il corno, praticamente detto shofar, sì. E in base a come le suonavano capivano che tipo di messaggio è stato dato praticamente. Ve lo faccio sentire appena certo, che ne suono. Certo, sono tutte orecchie. Da noi lui è David Adamovic, esperto dei rotoli del Mar Morto. Bentornato David. Grazie, ben un po' Indiana Jones nel nostro studio. Ovviamente c'è grande la curiosità è sapere che cosa c'è scritto in questi, esatto. Allora, in questi rotoli, che messaggio c'è, cosa c'è, raccontano storie? Allora, piuttosto che... Noi possiamo, diciamo, per fare una breve panoramica di rotoli, dividere i rotoli su i scritti che Esseni scrivevano, che riguardavano le regole della loro comunità, i commenti di quello che loro leggevano, documenti storici, opere letterarie e così via, contratti giuridici e così via. C'è però una categoria di scritti, anche se fa parte di un quinto, quindi io direbbe non è importante perché è presente in poca quantità, però è copiata molte volte. Quindi è presente in più copie. Esatto, perché? Perché per gli Esseni quelli, anche se sono meno presenti, perché sono pervenuti meno, però erano più importanti perché venivano copiati molte volte. Quella categoria di scritti speciali erano per loro speciali perché li studiavano solo quelli, giorno e notte, era come un obbligo, una dedizione. Quando copiavano quella categoria di scritti speciali, li copiavano con una cura particolare, una cura estrema, e soprattutto certi contenuti di quei scritti si portavano addosso, c'era tutto un rito descritto su quello che... Purtroppo dal 48 fino al 2008, quella è una categoria, come dice il professor Luigi Moraldo, che quando copiavano, c'era una pubblicazione, non veniva presa in considerazione, quindi venivano pubblicate e veniva portata all'opinione pubblica, purtroppo la parte di rotoli meno importanti, interessanti sempre per antropologia, cultura e mentalità dei comunatici, è questa qua, che anche se presente in meno quantità, di rotoli speciali che hanno contenuti futuristici, che magari descrivono il fatto che questi contenuti, che per gli Esseni erano importanti perché coloro che avevano scritto e loro copiavano questi scritti, dicevano di aver visto, di aver avuto le visioni, di aver visto degli esseri viventi e delle entità dell'universo che davano dei messaggi anche futuristici e così via. Quindi loro erano attratti, diciamo, delle sorte di profezie, quindi, esatto, no? Diciamo, proprio quello. E infatti purtroppo questa parte, quasi dire di rotoli biblici, è quella meno pubblicizzata, esatto, cioè quella di cui si parla, esatto, meno. E stranamente tutti la mettevano da parte, eppure fanno parte ufficialmente, si sa, delle perdite dei rotoli del Mar Morto.
Quindi noi abbiamo cercato come sezione culturale di dare... C'erano dei rotoli come rotolo di Daniele che rivelava il futuro, ecco perché si sono diciamo esiliati in questa zona, perché se, leggendo certe descrizioni di Daniele, sì, che rivelava il futuro, quindi era un gruppo che era interessato sul futuro e quindi queste parti descritte dagli antichi colpivano particolarmente abitanti di Qumran. Beh, affascinante riuscire a prevedere il futuro anche... Il fatto che questo scritto non sia un falsificato falso è fantastico dire, perché le copie del rotolo di Daniele è scritto in due lingue, lingua ebraica e aramaica. E si direbbe, da quello che dice Rotolo, che è stato scritto nell'epoca del VII secolo, circa 605-603 fino a 539, all'epoca dei babilonesi, imperatore Nabucodonosor, e siccome c'è la porzione dei scritti sul futuro ed è scritto in aramaico, questo è fantastico perché questo per noi è importante, perché l'aramaico delle copie che gli esperti di aramaico a livello mondiale avevano, dicevano, da queste copie che si vede, che si crede, perché la copia più antica era quella del X secolo d.C., dicevano, questo aramaico è strano, veramente non sembra un aramaico dei tempi antichi. Ecco qui adesso abbiamo diversi reperti. Adesso brevemente, ogni due secondi vi faccio vedere. Questo è per esempio l'aramaico del IX secolo a.C. Vediamo. Diapositiva dopo, invece, guardate. Dove e quando nasce l'iniziativa delle conferenze sui rotoli? Nel 96 a Firenze, in Toscana. Le prime conferenze hanno tantissimo successo, tanto è vero che vengono replicate, e la sala cinematografica presso Casa Calamandrei di Firenze, zona Careggi, viene affittata e affollata diverse giornate, diverse repliche, diversi mesi, vengono proiettati e organizzate conferenze, tanto è vero che Leonardo Pieraccioni, che dovette avere la stessa sala cinematografica per incontrare studenti, dovette rinunciare agli orari serali per massiccia affluenza di persone alle conferenze sui rotoli Mar Morto. Così si accontentò di incontrare studenti negli orari pomeridiani, a causa del grande interesse sui rotoli Mar Morto e su questi contenuti che sono stati portati in primo piano da Amici di Rotoli, da Adamovic. Durante le conferenze a Padova, all'Arena Romana di Padova, la gente seguì le conferenze sotto la pioggia, il Gazzettino, all'Arena, conferenza proiezioni, mistero dei rotoli di Mar Morto. Gente per quasi due ore apriva e chiudeva ombrelli. Giorno dopo l'Arena, l'intervista in TV Triveneto. Ovviamente ci furono repliche e richiesta per replicare le conferenze. Quindi non soltanto centro, nord, nord, ma anche sud Italia. Le conferenze furono talmente seguite e i contenuti interessanti di questi rotoli più speciali colpiscono le persone che vengono e ritornano in gran numero, tanto è vero che diverse volte ci fu necessaria la copertura delle forze dell'ordine, la presenza della protezione civile e dei vigili del fuoco. Come in altre parti d'Italia dove furono svolte conferenze con assessorato alla cultura, allo spettacolo, al turismo, con diversi comuni d'Italia, la gente ascolta questi contenuti e ritorna volentieri ad ascoltare i contenuti dei rotoli del Mar Morto speciali, contenuti che si trovano in cima alla piramide secondo Adamovic. Un'altra curiosità: a Cremona, in Lombardia, dove la gente è molto impegnata nella vita di tutti i giorni, perfino durante calcio europeo, nel semifinale e finale, la gente ha lasciato le partite per seguire interessanti manoscritti del Mar Morto, la parte più importante, le repliche sia svolte in Veneto, sia in Toscana, sia in Sicilia, in vari luoghi d'Italia, in varie regioni, in vari comuni, che venivano viste come più approfondite rispetto alle trasmissioni televisive. Le repliche che a volte si potevano protrarre, fare anche le conferenze con le videoproiezioni sui rotoli Mar Morto, è iniziata ieri una maratona, conferenze a Lecce, una maratonata di 9-11 serate,
con le repliche, tre repliche o due repliche al giorno come in cinema, le conferenze quasi per 12 ore in fila, fatte e replicate molte volte con tanti comuni in seguito all'interesse delle persone, come vedete qui, comune di Dolo 5 volte, comune di Arezzo 5 volte, Cremona 2 volte, Ragusa 2 volte e così via. Ci sono tante tracce sia nelle interviste radiofoniche, televisive, che testate giornalistiche sull'operato dei Amici di Rotoli e su questa impostazione della tesi di Adamovic, che comunque è fornita dai documenti ufficiali del Israel Museum di Gerusalemme e Israel Antiquity. Lo scopo delle conferenze pubbliche è duplice. In primo luogo, quello di mettere in risalto ed in contemporanea relazione scoperte diverse sui rotoli, tutte ufficialmente riconosciute ma finora non prese in adeguata considerazione. Secondo, portare l'archeologia in mezzo alla gente, in piazze, per le strade, perché alcuni contenuti dei manoscritti hanno un impatto forte sulle persone da causare radicali cambiamenti sugli stili di vita. Abbandono dell'alcol, tabacco, droghe e sensibilizzazione all'altruismo, nonché uscita dallo stato di depressione e istinti suicidi. È affascinante vedere come i contenuti del libro di Daniele, delle 8 copie del Mar Morto, che erano più importanti, i pilastri per abitanti di Qumran, ancora oggi hanno un fascino irresistibile sulla gente della nostra moderna generazione e quali effetti positivi, benigni, questi contenuti che sono in cima alla piramide di Notre Mar Morto possono produrre nella vita quotidiana delle persone sincere, interessate alla verità.